uno degli inventori più produttivi della storia. La sua invenzione più famosa è quella che prende il suo nome, cioè il codice Morse, ma è stato anche l'inventore del telefono, del suo locale, del relè, ma anche un ottimo pittore, e parecchi dei suoi quadri sono esposti nel museo del Louvre a Parigi. Noi ci siamo cimentati ad imparare il suo codice e a programmare un microcontrollore Atmel in modo da decodificare il suo codice via software. L'alfabeto Morse è un sistema per trasmettere lettere e numeri per mezzo di un segnale in codice a intermittenza. Il codice Morse è una forma ante litteram di trasmissione digitale dove al posto di 0 e 1 si usa il punto e la linea. La prima linea telegrafica fu costruita tra Baltimora e Washington nel 1844. Il codice più famoso è quello di SOS, che è composto da 3 punti, 3 linee e 3 punti. Al giorno d'oggi il codice Morse è ancora attuale perché primo consente di acquistare la patente di radiomotore, ma soprattutto perché permette, in caso di calamità naturali, di costruire un trasmettitore di fortuna con pochi componenti. La prima linea telegrafica fu costruita tra Baltimora e Washington nel 1844. La sua invenzione più famosa è quella che prende il suo nome, cioè il codice Morse, ma è stato anche l'inventore del telefono a non solo. L'alfabeto Morse è un sistema per trasmettere lettere.